Buongiorno a tutti, buongiorno anche ai colleghi che ci seguono dallo studio. Essenzialmente l'abbiamo oramai capito anche dalle relazioni che mi hanno preceduto, la radiazione solare è una risorsa per il nostro progetto. È una risorsa per il progetto in quanto costituisce un utile apporto termico nel regime invernale, è una risorsa per il progetto in quanto costituisce un utile apporto luminoso all'interno dei nostri ambienti. È una risorsa in quanto alimenta sistemi solari passivi e attivi, quindi per i relativi contributi termici ed elettrici. È una risorsa per il progetto in quanto svolge una importante funzione sia dell'aspetto psicologico che igienizzante all'interno degli ambienti. La radiazione solare è una risorsa che interagisce in modo diretto all'interno del bilancio energetico dei nostri edifici e essenzialmente costituisce un apporto positivo in ambito invernale e un apporto meno positivo in ambito estivo. La consistenza di questo apporto positivo, almeno dal punto di vista invernale, varia ovviamente in relazione a quelli che sono gli obiettivi di efficienza energetica dei nostri edifici. Nell'immagine che vedete, ad esempio, rappresentato con questo fuso, l'andamento delle diverse voci del bilancio energetico di un edificio reale, ovviamente è un caso studio, di un edificio reale, al variare dei livelli di isolamento termico. Ebbene, si nota effettivamente che la proporzione tra le diverse voci varia in funzione di questo livello di isolamento termico e la voce del bilancio energetico apporto solare diventa tanto più importante nel bilancio energetico quanto maggiori sono i livelli di isolamento termico. L'unica nota per leggere correttamente il grafico, l'andamento degli apporti gratuiti fa riferimento alla quota già utile. Quindi già tiene conto del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti e tiene conto della riduzione della stagione di riscaldamento. Ora, la radiazione solare è, abbiamo detto, una risorsa per il nostro progetto, ma deve essere controllata. Perché? Perché può essere causa di fenomeni di discomfort termico, legati ad esempio ad un incremento della temperatura dell'aria all'interno degli ambienti, piuttosto che un contatto diretto con gli occupanti. Può essere causa di un discomfort dell'ambiente luminoso, quindi vuol dire livelli di illuminamento interni non desiderati o fenomeni di abbagliamento diretto o indiretto, a seconda effettivamente anche di quello che è il compito visivo che noi svolgiamo all'interno. La radiazione solare deve essere controllata perché, nel caso di presenza di impianti di raffrescamento, è la principale causa del carico termico e può provocare anche all'interno degli ambienti eventuali danni, ad esempio ad oggetti ed arredi che sono particolarmente sensibili. Ora, per identificare di fatto le diverse strategie di controllo della radiazione solare, è utile essenzialmente percorrere quella che è la traiettoria della radiazione solare dalla nostra stella fino agli ambienti interni. E lo vedete schematizzato essenzialmente in questa immagine. Ebbene, vedete che una parte della radiazione solare tipica della località può essere intercettata da fenomeni di ombreggiamento legati agli effetti esterni, alberi piuttosto che edifici presenti sul contesto. Una parte della radiazione solare può essere essenzialmente intercettata dalla presenza di schermi esterni. Una parte della radiazione solare giunge quindi poi sul nostro componente trasparente. Una frazione di questa, sappiamo, viene riflessa, una frazione viene assorbita, una frazione viene trasmessa all'interno degli ambienti. La frazione che viene di fatto trasmessa andrà poi ad incidere su quelle che sono le superfici interne, quelle che noi nel periodo di soleggiamento vediamo come appunto soleggiate. Possono essere i pavimenti, possono essere le pareti interne. Ebbene, quella radiazione solare che incide sulle superfici interne determinerà un riscaldamento di quelle superfici, con relativi effetti all'interno dell'ambiente, che ripeto possono essere positivi o negativi. Ebbene, seguendo appunto il percorso dei raggi solari, di fatto noi riusciamo ad individuare quelle che sono le tre principali strategie di controllo della radiazione solare. Sicuramente possiamo andare a controllare la radiazione solare incidente sui componenti trasparenti, quindi intercettandola prima. Possiamo andare a controllare la componente che viene trasmessa dai componenti trasparenti e possiamo andare a controllare di fatto quelli che sono gli effetti della radiazione solare all'interno degli ambienti andando a controllare la componente che viene assorbita. Ebbene, a ciascuna di queste strategie ovviamente corrispondono
delle azioni progettuali che possono essere differenti. Come si può, ad esempio, controllare la radiazione solare incidente? Ma in fase di progetto, innanzitutto andando a scegliere in modo consapevole la geometria dell'involucro, opaco e trasparente. Quindi significa essenzialmente scegliere la corretta esposizione alla radiazione solare, orientamento ed inclinazione. E poi sempre attraverso anche le scremature solari. La scrematura solare, la cui efficacia, sappiamo, è determinata innanzitutto dalla geometria, dalle relative dimensioni, ma anche da caratteristiche più di dettaglio, quali ad esempio i materiali e le finiture dello schermo stesso, nonché la posizione dello schermo rispetto al componente che deve essere protetto. La seconda modalità di controllo della radiazione solare, abbiamo detto, riguarda la componente trasmessa. Ebbene, andare a controllare la componente trasmessa significa innanzitutto scegliere correttamente l'area del componente trasparente e poi scegliere in modo consapevole le caratteristiche ottico-solari e le caratteristiche termiche del componente trasparente stesso. Non ultimo, sempre per quanto riguarda controllo della componente trasmessa, significa andare anche a prevedere, ad esempio, delle scremature solari che sono poste in maniera in posizione parallela al componente trasparente. L'ultima, essenzialmente, strategia per il controllo della radiazione solare è quella legata appunto alla componente che viene assorbita e accumulata dai componenti interni che risultano essere nell'arco della stagione invernale e quella estiva soleggiati perché frontali rispetto ai componenti trasparenti. Ebbene, nella scelta del sistema di controllo della radiazione solare attraverso i componenti trasparenti occorre ovviamente prendere in considerazione quelle che sono le diverse esigenze legate alle componenti trasparenti. I componenti trasparenti fanno entrare la radiazione solare, utile in inverno e meno utile nel periodo estivo, fanno entrare la radiazione luminosa, utile per illuminare naturalmente i nostri ambienti e ridurre il fabbisogno di energia elettrica. I componenti trasparenti, in genere in quanto mobili, sono anche responsabili poi della ventilazione naturale degli ambienti. Bene, è possibile essenzialmente andare a definire attraverso un approccio anche analitico quella che è l'area ottimale del componente trasparente, area ottimale che ottimizza nell'arco dell'intero anno quelli che sono i consumi energetici rispettivamente per il riscaldamento, il raffrescamento e i consumi elettrici per l'illuminazione di tipo artificiale. Un esempio di questo approccio è quello che i cui risultati sono proiettati in quei grafici. Essenzialmente si è preso in considerazione in questo caso un caso studio e si sono calcolati per i diversi fronti nord, sud, est, ovest e quello di copertura orizzontale, si sono calcolati gli andamenti dei fabbisogni di energia di riscaldamento, linea rossa, di raffrescamento, le linee azzurre, e di illuminazione artificiale, linea gialla, al variare dell'area della superficie trasparente rispetto alla facciata su cui sono collocati. Bene, senza entrare troppo nel dettaglio, sommando le diverse curve, vedete le curve verdi sono la somma delle tre componenti, vedete che essenzialmente abbiamo un andamento che individua un punto minimo. Ebbene, quel punto minimo è quello che di fatto va a ridurre nell'arco dell'intera stagione invernale ed estiva i fabbisogni energetici. L'andamento ovviamente di quelle curve varia in funzione del contesto climatico, varia in funzione della destinazione d'uso e varia in funzione, lo vedete, dell'orientamento. Se la scelta di andare a controllare la zona solare è quella di andare a integrare dei sistemi schermanti, essenzialmente noi dobbiamo andare a progettare lo schermo e anche qui possiamo farlo ovviamente attraverso un approccio di tipo analitico. Uno strumento utile per poter andare a progettare lo schermo, ad esempio, è la maschera d'ombra. Essenzialmente io in questa immagine ho riassunto quelli che possono essere i tre principali passaggi relativi al dimensionamento di un elemento schermante. Il primo, punto 1, riguarda ovviamente l'analisi delle esigenze di ambienti interni legati a destinazione d'uso, riguarda l'analisi delle caratteristiche degli elementi trasparenti che noi dobbiamo andare a proteggere e riguarda l'analisi climatica di sito col quale noi dobbiamo confrontarci.
Una volta che ho chiaro quali sono le condizioni al contorno del mio problema, passo alla fase successiva, che è quella di andare a individuare il periodo, il lasso temporale in cui è necessario andare a scarmare. Ricordo che l'apporto solare è importante nel periodo invernale, perché è un contributo positivo, e invece è nocivo nel periodo estivo. E quindi essenzialmente il periodo in cui occorre andare a scarmare sarà quello che originerà all'interno degli ambienti dei surriscaldamenti. Ebbene, occorre ovviamente valutare le temperature dell'aria interna, possibilmente attraverso ad esempio un'analisi di tipo dinamico, e le temperature dell'aria esterna, che attraverso ovviamente l'apertura delle finestre può essere convogliata all'interno degli ambienti. Nella slide che vedete, nel grafico che vedete, essenzialmente alla maschera d'ombra iniziale abbiamo sovrapposto quelli che sono i percorsi solari e evidenziato su questi percorsi solari i periodi in cui effettivamente possiamo avere un potenziale surriscaldamento. Ebbene, quella zona evidenziata costituisce poi la maschera d'ombra minima che del mio schermo solare. Nel caso in questione, quella zona posso andarla a coprire con un aggetto, ad esempio orizzontale, le cui dimensioni ovviamente dovranno essere scelte dal professionista. Ebbene, passo successivo rispetto al dimensionamento e il progetto dello schermo solare è quello della valutazione delle prestazioni energetiche di quello schermo. Ebbene, in questo ci viene incontro la norma UNI. La norma UNI distingue essenzialmente gli aggetti orizzontali, quelli verticali o le ostruzioni esterne che vengono valutati attraverso il fattore di riduzione per ombreggiatura, un termine che varia tra 0 e 1, completamente schermato o completamente non schermato, 1, e che possono essere combinati tra di loro ovviamente quando compresenti. Se invece ci troviamo a dover valutare le prestazioni di uno schermo parallelo al componente trasparente, il riferimento è la norma UNI N13363, che distingue ovviamente i casi di schermatura solare parallela al vetro posta in posizione interna, quella posta in posizione esterna o presente nello spessore del vetrocamera. Il parametro valutato in questo caso non è più un fattore di ombreggiamento, ma è una trasmittanza di energia solare, che dipende da che cosa? Beh, li vedete i termini evidenziati, dipende essenzialmente dalle caratteristiche ottiche del comportamento, quindi dello schermo parallelo al vetro, e dipende dalle caratteristiche ottiche e termiche del vetro. Noi in questo caso stiamo valutando il comportamento dell'insieme vetro più schermo. Le caratteristiche ovviamente ottiche e solari del componente scarmante, del rullo, della mia veneziana o altro, vengono prelevate ovviamente da una scheda tecnica. La scelta dello schermo è una scelta che deve essere fatta a livello progettuale in modo consapevole. Ora, sapete che il 1 ottobre sono entrati in vigore i decreti attuativi della legge 90 che introducono anche dei nuovi parametri in termini di requisiti minimi. Un parametro col quale dobbiamo confrontarci, ad esempio, è l'area solare equivalente estiva, che è essenzialmente data da quella relazione che vedete proiettata, nella quale essenzialmente intervengono diversi fattori. Interviene l'area del serramento, interviene il fattore telaio, che ovviamente si crema la componente opaca del mio serramento, intervengono i fattori di riduzione per ombreggiatura degli elementi esterni che abbiamo visto prima e la trasmittanza di energia solare totale della finestra. Personalmente per me è ancora un po' poco matura l'esperienza con questi nuovi parametri introdotti dal decreto requisiti minimi per andare a fornire ancora un'analisi di tipo oggettivo in merito a quelle che sono le dirette ricadute. Ho voluto essenzialmente schematizzare un semplice caro studio e confrontarmi appunto con voi su quelle che possono essere le ripercussioni di scelte progettuali differenti e i requisiti appunto minimi definiti da questi nuovi decreti. Ho scelto un semplice caso studio, è un monolocale, unica superficie, unica parete esterna, quella a sud, con due finestre che vedete evidenziate, e un solaio di copertura verso esterno. Le trasmittanze termiche riguardano i limiti di legge
La località in cui è collocato questo semplice crostudio è Torino e la destinazione d'uso è di tipo residenziale. Ebbene, considerando quel modello, essenzialmente sono andato a valutare quelli che sono i requisiti minimi del decreto 26 giugno 2015. Bene, in questo caso soddisfo l'H, il coefficiente di scambio termico, soddisfo il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento, che è inferiore a quello limite, rimangono invece insoddisfatte le verifiche estive, l'EPCND e l'area solare equivalente. Ho cercato quindi di capire come fare, cercando di valutare delle soluzioni alternative, avendo quindi come riferimento quella soluzione che non soddisfava pienamente i requisiti di legge. Ebbene, ho aggiunto ad esempio un aggetto orizzontale. Qual è stato il vantaggio? Beh, sicuramente l'area solare equivalente si è ridotta, questa verifica è rientrata, però non ha, quell'aggetto di profondità di un metro della facciata sud non comportava ancora una verifica piena del fabbisogno di raffrescamento estivo. Ho provato a mettere un aggetto verticale, in realtà questa era una pura prova, perché sappiamo benissimo che un aggetto verticale a protezione di una superficie a sud non funziona bene, e lo vediamo. Abbiamo messo delle doghe esterne, abbiamo messo la veneziana interna e abbiamo provato a mettere un rullo esterno. Ebbene, evidenziato ovviamente in rosso sono le verifiche non soddisfatte. Ora, in realtà non c'è una soluzione per tutti i problemi. Le soluzioni devono essere valutate, come sapete, di caso in caso, in funzione delle esigenze interne, in funzione del clima locale ed in funzione anche di quelle che sono le soluzioni tecnologiche di facciata. Chiudo veramente con un'immagine che questa scuola, essenzialmente l'aula, un'aula scolastica poco distante da qua, siamo ad Imola, che è stata oggetto di un attento progetto di efficienza energetica e che, almeno per quanto riguarda l'aspetto delle schermature solari, ha cercato un po' di integrare quelli che sono le diverse esigenze, i diversi aspetti di efficienza energetica, comfort, ma anche compatibilità tecnologica, compatibilità estetico-funzionale, perché le schermature hanno un impatto sull'esterno, e non ultimo, quello della durabilità e la manutenzione nel tempo. Grazie. Grazie anche a Luca Raimondo.